Attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria Sari ieri a Istanbul durante la messa della domenica. Un cittadino turco è stato ucciso. La vittima sarebbe un senza tetto che trovava spesso rifugio nella chiesa. Cordoglio del Papa e dei Vescovi. E all'Angelus Francesco è tornato a chiedere la pace. Si ascolti il grido della gente che è stanca della violenza e che vuole che la guerra si fermi. La guerra è un disastro per i popoli e una disfatta per l'umanità. A Roma oltre 25 capi di Stato e di governo delle nazioni africane e le principali organizzazioni internazionali per discutere del futuro del continente. Domani i lavori a Palazzo Madama, stasera la cena al Quirinale. L'impresa di Jannik Sinner, l'alto atesino di 22 anni, batte nella finale delle Australian Open il russo Daniil Medvedev in 5 set in rimonta. Un italiano torna a vincere un torneo maschile del Grand Slam dopo 48 anni. Le 20.31, ben ritrovati negli studi del TG2000 a Istanbul. Dunque, un uomo è rimasto ucciso in un attacco a una chiesa italiana. L'aggressione è avvenuta durante la messa. Cordoglio della Conferenza Episcopale Italiana. Leonardo Possati. Dopo ore di caccia all'uomo, le squadre antiterrorismo turche hanno arrestato uno dei due killer che questa mattina hanno condotto l'attacco nella parrocchia di Santa Maria a Istanbul, nel distretto di Sarier, sulle sponde del Bosforo. Erano le 11.40 quando i due individui con il passamontagna hanno fatto irruzione nella chiesa, sparato dei colpi in aria e poi ucciso un cittadino turco di 52 anni. Si tratterebbe, secondo quanto detto dal ministro dell'interno turco, di un senza tetto che da alcuni mesi frequentava la chiesa locale. Tutto questo mentre veniva celebrata l'Eucaristia e la navata centrale era piena di fedeli, tra cui anche il console polacco insieme alla famiglia. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbe da escludere, lo dicono fonti vicine alla comunità cristiana locale, la matrice ultranazionalista della zona di Trebisonda, provincia turca sulla costa nord-orientale del Mar Nero, la stessa dove è stato ucciso il 5 febbraio del 2006 Don Andrea Santoro. Nel quartiere, raccontano alcune persone, da tempo si percepisce un qualcosa di strano nell'aria, che non si capisce, un clima ostile. Secondo poi Monsignor Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul, intervistato da Vatican News, la matrice potrebbe essere religiosa. Gli elementi che finora sembrano emergere lasciano ipotizzare un attacco di matrice religiosa, una motivazione di intolleranza religiosa. Intanto dalla CEI arriva un messaggio di cordoglio per l'uccisione del cittadino turco e la vicinanza a tutta la comunità cristiana che vive in Turchia. E Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alla comunità della chiesa di Santa Maria a Istanbul. Durante l'Angelus, Bergoglio ha lanciato un nuovo appello alla pace. Paolo Fucili. Quando Francesco si affaccia dalla finestra dell'Angelus, la notizia dell'attacco alla chiesa in Turchia circola già da qualche ora. Esprimo la mia vicinanza alla comunità della chiesa Santa Maria Draperis a Istanbul. Appuntamento alle 12 a Piazza San Pietro con 20.000 fedeli. Il pensiero del Papa è fisso sui tanti focolai di guerra accesi nel mondo. Nel Myanmar, l'ex Birmania, il regime militare al potere da ormai 3 anni ha scatenato una vera e propria guerra civile. Mi unisco alla voce dei vescovi birmani, dice Francesco. Affinché le armi della distruzione si trasformino in strumenti per crescere in umanità e giustizia. Consentite il transito degli aiuti umanitari, implora Francesco, per il Medio Oriente, Israele e Palestina, Ucraina e ovunque si combatte. Rispettate le popolazioni civili. Per favore, si ascolti il loro grido di pace, il grido della gente che è stanca della violenza e vuole che si fermi la guerra, che è un disastro per i popoli e disfatta l'umanità. Francesco aveva prima commentato il Vangelo di oggi, Gesù che libera un uomo da uno spirito maligno. L'idolatria del potere che genera conflitti e ricorre ad armi che uccidono è una delle catene con cui il diavolo ci incatena l'anima. Infine la parola a due ragazzini della carovana della pace di Azione Cattolica arrivata a San Pietro. Molte guerre sono combattute anche vicino a noi. Sembra che a nessuno importi di fare la pace. E a proposito di pace, a Dolo, vicino a Venezia, è iniziata oggi pomeriggio la marcia interdiocesana con il patriarca Francesco Moraglia e il vescovo di Padova Cipolle. In 2000 hanno partecipato al corteo Algoritmi di Pace, il titolo dell'iniziativa che chiede che l'intelligenza artificiale sia al servizio della pace e della fraternità.
Ma la guerra intanto in furia in Medio Oriente e a Parigi un incontro per tentare di raggiungere un accordo per la liberazione dei prigionieri israeliani a Gaza. Intanto al confine fra Giordania e Siria è stata colpita una base statunitense. Marco Burini. Dal 7 ottobre è l'intero Medio Oriente che rischia di saltare in aria e per la prima volta da quel giorno, la scorsa notte, sono stati uccisi dei soldati americani. Tre, più molti feriti per un attacco con droni che ha colpito una base statunitense al confine tra Giordania e Siria. L'ha annunciato il presidente Biden accusando gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran. Il regime di Teheran sostiene gli Houthi dello Yemen che attaccano le navi cargo nel Mar Rosso e Hezbollah che dal Libano colpisce il nord Israele. Chiederemo conto ai responsabili dell'attacco, promette Biden, invischiato in una crisi sempre più pericolosa e complicata. Guerra chiama guerra e nessuno rompe lo schema. Netanyahu continua a far bombardare la striscia di Gaza. Ormai le vittime sono più di 26.000 e ai sopravvissuti non resta che piangere, scavare fosse e cercare di mettere qualcosa nello stomaco. Nella striscia hanno tutti fame. Non c'è farina per il pane e si macina mangime per animali. Ma da quando si è saputo che una dozzina di dipendenti dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi ha partecipato al vigliacco attacco di Hamas. Diversi paesi occidentali hanno sospeso i finanziamenti. Il segretario dell'ONU Guterres implora di ripensarci, ma la salute dei palestinesi non è la priorità di nessuno. Tzahal martella e bonifica, ma l'80% dei tunnel di Hamas è intatto. A riprova che la soluzione militare non è una soluzione. A Parigi incontro tra Mossad, CIA, Qatar ed Egitto sulla faccenda ostaggi. L'ipotesi è 2 mesi di tregua in cambio della liberazione di tutti quelli ancora in cattività. Ma l'attacco alla base americana complica ancora di più le cose. La guerra continua anche in Ucraina, nella regione di Lugansk si intensificano le azioni offensive dell'esercito russo che ha iniziato a usare la tecnologia più avanzata, lo ha dichiarato l'ex governatore in esilio Sergei Gaidai. Al via il vertice a Roma organizzato dal governo italiano con molti paesi africani, al centro del summit lo sviluppo energetico e il piano Mattei, stasera la cena al Quirinale dove per noi c'è Augusto Cantelmi. Augusto, a te. Eccoci, buonasera Barbara. Sì, è stato un lunghissimo corteo di macchine, pensate, 25 capi di Stato e di Governo e poi sono giunti anche altri 20 ministri e inoltre i vertici dell'Unione Europea, abbiamo visto entrare la von der Leyen e Michel e poi i vertici dell'Unione Africana, mentre il Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani sono entrati da un'altra entrata, non questa qua, vedete dietro di me con il picchetto d'onore dei lancieri di Montebello schierati. La cena ovviamente è iniziata puntuale alle 20.30, presieduta dal Capo dello Stato che ha lanciato anche un messaggio dell'importanza di questo incontro e dei rapporti tra Italia e Africa, anche per l'Europa. Il tutto alla vigilia del vertice che ci sarà domani al Senato, tanti temi, e verrà illustrato il piano Mattei dalla Premier Meloni, tanti temi all'interno di questo piano, dall'immigrazione all'infrastruttura, all'energia, al clima, quindi ci sarà tanto da discutere, vedremo poi alla fine del vertice con la conferenza stampa di Meloni quelli che sono stati i risultati, ricordiamo poi il vero progetto inizierà a febbraio. Vediamo il servizio che ci parla un po' di quello che accadrà domani e poi la linea può tornare allo studio. Oltre 25 capi di Stato e di Governo delle nazioni africane, le principali organizzazioni internazionali, a partire dall'ONU, le istituzioni finanziarie, dal Fondo Monetario Internazionale alle banche multilaterali di sviluppo, a Roma per discutere del futuro del continente. Ma nella capitale approderanno anche i rappresentanti dell'Unione Europea, i vertici, dalla von der Leyen alla Metsola Michel. La visita dei tre presidenti delle istituzioni viene considerata dal governo italiano come un segnale importante della volontà di Bruxelles di fare da sponda al piano Mattei che il presidente del Consiglio Meloni illustrerà domani a Palazzo Madama. Nella convinzione che quella del piano sia una sfida che non interessi solo l'Europa, ma l'Europa e tutta la comunità
internazionale. L'Italia infatti si candida ad essere un ponte tra Europa ed Africa. Che rifiuta l'approccio predatorio e che sia capace di offrire benefici per tutti. Dedicheremo anche per questo grande importanza alle questioni migratorie, al nesso clima-energia e alla sicurezza alimentare. Domani lavori a Palazzo Madama con l'inizio riservato alle foto di gruppo, poi le varie sessioni di lavoro su tutti i temi principali del Piano Mattei: migrazioni, istruzione, sanità, agricoltura, energia ed infrastrutture. A febbraio inizieranno le missioni in Africa del piano con il Summit Italia-Africa. Il governo lancia anche il suo anno di presidenza del G7. A Milano, nel quartiere Giambellino, la Onlus Fratelli di San Francesco gestisce un centro che consente ad alcuni senza tetto di dormire al caldo in queste fredde notti invernali. Antonella Mitola. La Onlus Fratelli di San Francesco si occupa del dormitorio temporaneo al mercato coperto del Giambellino a Milano. Una cinquantina di posti letto per dare un tetto a chi non ce l'ha in queste gelide notti d'inverno. Sono persone inviate dal centro San Martini che le intercetta senza fissa dimora. Quando la persona viene inviata per la prima volta qui da noi, viene registrata e poi gli viene assegnata una branda. Ogni branda ha un numero, gli viene assegnato un saccapelo pulito, anzi addirittura questi sono nuovi, è un kit igiene e un kit intimo, quindi biancheria intima. E quindi quello diventa, per quel tempo che sarà qua, in qualche modo il suo posto, il suo nido, la sua casa. Agli ospiti del dormitorio viene assicurato un pasto caldo la sera e la colazione al mattino. Molti sono giovani migranti anche da tempo in Italia, come Sham Roman di 27 anni dal Bangladesh, da 10 anni nel nostro paese. 12 gennaio che sono qui. E prima di quello stavo un po' in giro. Lavoro non c'è problema, forse prima o poi se troverai anche casa magari un po' difficile. Ma a Milano l'emergenza abitativa va ben oltre il piano freddo. Ci sono persone che fanno dei percorsi meravigliosi, proprio che si impegnano tantissimo, riescono a ottenere un permesso di soggiorno valido e trovano lavoro. E trovano non solo un lavoro ma con un contratto, ma un contratto a tempo indeterminato, ma poi la casa non la trovi. Siamo allo sport, tennis. Jannik Sinner è entrato nella storia. Nella finale degli Australian Open l'azzurro ha battuto in 5-7 rimontandolo il russo Daniil Medvedev, e così dopo 48 anni un italiano è tornato a vincere un torneo maschile del grande slam. E allora con Letizia Davoli conosciamo meglio questo 22enne altoatesino in grado di battere i migliori tennisti del mondo. Eccolo! Si contano sulle dita di una mano gli atleti non calcistici che in questi ultimi 30 anni hanno fatto esultare così l'intero paese. Alberto Tomba, Luna Rossa, Gli Abbagnale e ora Jannik Sinner, un timido riservato tennista altoatesino, 22 anni appena, che già a novembre a Torino e poi con la Coppa Davis aveva catalizzato il tifo degli italiani e oggi, con il trionfo agli Open di Australia, si è assicurato anche tutti i cuori. Jannik Sinner non ha solo riportato in Italia un titolo dello Slam dopo 48 anni, da quando a Parigi a Roland Garros vinse Adriano Panatta nel 76, ha fatto qualcosa di più, cioè ha scalato le vette della simpatia, le vette del garbo, le vette della genuinità, perché tutti lui hanno visto il nipote, il figlio, il fratellino. Sinner è arrivato al tennis dallo sci, una scelta fatta a 13 anni e dopo 9 con grinta, determinazione e senza mai smettere di combattere, come ha scritto nel suo primo post social dopo la vittoria, ha portato a casa un successo straordinario per il quale ringrazia prima di tutto i genitori. Dice: i miei genitori mi hanno lasciato prendere qualsiasi decisione quando ero piccolo e lui ha deciso di dedicarsi al tennis e da ragazzino di lasciare casa, Sesto Pusteria all'Alto Adige, per andare lontano. Ebbene, è andato davvero lontano, non tanto perché è andato in Australia, ma perché per arrivarci ha battuto tutti i grandi campioni del tennis, ha dimostrato al di là delle classifiche di essere il numero uno e ha dimostrato soprattutto di essere anche il numero uno dell'educazione, del garbo, della gentilezza, del sorriso e di molto altro. Lontano dagli stereotipi del campione sfrontato e presuntuoso, di Sinner colpiscono proprio il sorriso e la semplicità anche nel momento del trionfo, doti che hanno riportato interesse in Italia per uno sport che da anni cercava una nuova stella. Let's go, Sinner, let's go!
In Francia, al Louvre, due attiviste ambientaliste hanno versato della zuppa sul vetro blindato che protegge la Gioconda. Le due donne indossavano una maglietta con la scritta risposta alimentare. Hanno giustificato l'azione con la volontà di promuovere il diritto a una alimentazione sana e sostenibile. Cambiamo argomento. Il 28 gennaio 1994 tre giornalisti italiani della RAI di Trieste, Marco Lucchetta, Dario D'Angelo e Alessandro Sascia Ota, vennero uccisi a Mostar mentre stavano realizzando uno speciale sui bambini vittime della guerra in ex Jugoslavia. Ieri e oggi a Trieste il ricordo dei tre cronisti durante il premio Lucchetta, che si è concluso con una tavola rotonda alla quale hanno partecipato anche gli inviati nello scavo Barbara Schiavulli e Lorenzo Tondo. Al via dal Canal Grande il Carnevale di Venezia 2024. Clara Iatosti. Oggi inizia il Carnevale di Venezia, baciato dal sole con tante famiglie e bambini. Così questa mattina il sindaco della città magica della Laguna, finalmente con un cielo terso dopo la nebbia di ieri, in tempo per dare l'avvio alla festa. Il tradizionale scoppio della Pantegana, un topo gigante di cartapesta, un trionfo di barche, fumi colorati, palloncini e coriandoli ed imparata persino il re del rock and roll Elvis Presley. I turisti sono entusiasti. Guarda, a me è sempre piaciuto il carnevale, ci vivo anche da ragazzo perché comunque ho origini qua vicino e quindi è sempre bello tornare, anche se si vive lontano dalla propria regione, però è sempre bello tornare. L'edizione 2024 del Carnevale è intitolata Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo, e già ieri il grande viaggiatore si aggirava per Venezia. Sono tornato a Venezia dopo 700 anni e tutti mi ossequiano e questo è un bellissimo segno. La nebbia oggi rende ancora più magica la mia città e il mio viaggio è destinato a continuare. In città c'è già tanta euforia e fino al 13 febbraio, data di chiusura del Carnevale veneziano, si respirerà allegria ed entusiasmo. Per me il Carnevale è un momento di grande gioia, di divertimento e vogliamo rendere le nostre giornate lavorative comunque speciali, divertenti e interessanti anche per chi viene qua e approfitta di queste giornate meravigliose, beve un caffè, sta bene. Con questo è tutto, vi ricordo che l'edizione del telegiornale sarà disponibile su Play 2000, l'app di TV 2000 gratuita, scaricabile sugli store di Apple e Android. Vi lascio ora al Meteo e a Soul, che stasera, dopo il telegiornale, ospita Giovanni Minoli. State con noi, buona serata.